Ma è bello lavorare in questo set, perché non so, il perché non so, è un mistero. È come la magia del teatro, si accendono le luci, si apre il sipario e tutto funziona bene. Qui si è creato un rapporto di amicizia tale che siamo tutti amici, tutti quanti. E Alberto penso che sia un po' l'artefice di tutto questo, perché dirige bene, è gentile, è bravo, e studia i particolari in maniera particolare e quasi ossessiva, non lascia niente al caso, studia sempre tutto ed è preciso. Zingaretti è molto bravo, molto molto bravo. Quindi è facile, facilissimo lavorare con lui. L'hanno fatto defungere spaccandogli la faccia in quel modo. Nonzi. No, gli hanno sparato. Nonzi. Armi da taglio. Nonzi. Strangolamento. Nonzi. Dottore, facciamo come nei quiz televisivi, mi dà un aiutino. Bene. E poi è un attore generoso, che non è assolutamente geloso del successo degli altri, anzi ti incentiva, ti propone, ti aiuta moltissimo. Ah! Pure Franco gli hanno chiesto, Marcello chi è? Marcello è uno che c'è dagli inizi, dai primi tempi, e devo dire che siamo diventati amici non da subito. I primi tempi ci guardavamo un po' in cagnesco, poi invece è scattata veramente una grande amicizia, un grande divertimento. Montalbano, ma non capisce che non è più in condizione di stabilire la differenza fra un cadavere e una bambola? Dottore, la vuole venire? Sì, Montalbano, la prossima volta, prima di scomodarmi, si assicuri che il morto sia un morto vero e sempre sia ancora capace di farlo. Marcello è un attore di teatro e quindi spesso e volentieri quando ci troviamo io e lui ci troviamo proprio a improvvisare battute, per cui lui aggiunge una, io ne dico un'altra, sempre nel rispetto dei ruoli. Ma come? Mi viene a spiare se ci sono novità anche al circolo. Ma che crede che ho passato la notte attorno a quelle mummie? Io dormo la notte. Dottore, la facciamo una Su scommessa? che cosa? Che lei ha passato tutta la notte intorno a quelle mummie. E va bene. Gli ho dato un'occhiata. E che ha trovato? Questa gioia di stare insieme, di lavorare insieme, di inventarci anche le cose, perché tante volte improvvisiamo. Le mandorle ce le fa mettere? Logico. Senza mandorle, perché il segreto è quello. Ma la cialda soprattutto è bella. Bravo, perché adesso la fanno con le cose di acciaio e non è buona come una volta. No, 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 con la canna. Con la canna, Brava, dottore. Ma allora che parliamo a fare? Diciamo che un po' abbiamo ricreato nella vita il rapporto che c'è tra Montalbano e Pasquano nella finzione letteraria. È in un certo senso toccato anche dal lavoro che fa, perché deve sezionare morti, assistere ai delitti, conoscere le storie di queste nefandezze dell'umanità e quindi è toccato dentro. Come dicevo però, e quindi si è creato una scorza, una corazza per difendersi da tutte queste bruttezze che ci sono nel mondo. Mi piacerebbe averlo qua, vivo sotto i ferri. In tant'anni di travaglio non mi era mai capitato di vedere una cosa così orribile. Questo Pasquano è siciliano perché dovrebbe andare in pensione, non ci va. Questo Montalbano che vuole sempre sapere tutto e di tutti. Quindi lo costringe a lavorare, a turni di lavoro che magari sono eccessivi e stancanti. Senta, quanto mi dai i risultati dell'autopsia domani? Domani? Ma vuole scherzare? Prima dell'ingegnere c'è quella picciotta di 20 anni che hanno trovato nella discarica. Poi c'è Fofo Va bene, Greco che hanno Pasqua, trovato. parliamoci chiaro, quando mi fa avere questi risultati? Prima che posso. Va bene. Grazie, dottore. Arrivederci. Se intanto non mi fanno correre a dritte e a mangina a vedere altri morti. Ecco, la cosa più siciliana secondo me è questa. Poi alla fine però il siciliano
il suo dovere lo fa sempre e cerca di farlo bene, molto bene, perché è ligio al dovere, ai principi, agli impegni che prende. Quindi mantiene sempre le promesse fatte. Per noi, specie del sud Italia, di una piccola città come Ragusa, sapere che si ha questa notorietà in America, che per noi rappresenta qualcosa di irraggiungibile, di bello, di straordinario. Qualcuno di queste fans, puoi dire in America, qualcuno di queste fans viene a Ragusa, sarò felicissimo di ospitarla e fare girare io personalmente, sarà ospite mia, e fare girare io personalmente i luoghi tanto belli che Montalbano ha mostrato al mondo. Sarei fiero di fare questo.